Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io come sempre sono Nicky Box e siamo oggi qua su FIFA 16. Come vi avevo promesso, sono riuscito a recuperare la demo. Recuperare, che poi non è troppo difficile, basta andare sul PlayStation Network. E quindi siamo oggi qua con la demo e devo scegliere che cavolo di squadra prendere. Prenderò il Borussia, così proprio perché... No, Borussia Paris Saint Germain mi sembra un po' brutto. Proviamo River Plate. Borussia River Plate. Ok ragazzi, ci siamo, ho fatto brevemente e velocemente la formazione. Io tra l'altro non sento l'audio, ma questo non importa. Oddio, c'è troppa gente. Ah ok, dovrei fare... Ah ok, ho capito. Bastardi. Io adesso ti entro male. Bah. Posso utilizzare solo lui, allora sto qua. No. Vabbè, andata così. Ok ragazzi, ci siamo, la prima partita su FIFA 16. Io non voglio questa cosa, ok, sono riuscito a toglierla, perfetto. Già prima mi stava dando un fastidio allucinante. La prima partita che fai quando accendi FIFA 16, Barcellona Real Madrid. E c'hai queste cose che ti danno veramente troppo fastidio. Ok, ci siamo, attenzione. La velocità, mamma mia. No. Wow, hanno aggiunto una cosa ragazzi che ci può stare. Nel senso che quando fai un contrasto, aspettate, aspettate. No! Mamma mia, stavo cadendo dalla sedia, ragazzi. Mi sono preso malissimo. Ok, ho messo il blocco. Stavo veramente cadendo proprio giù verso l'oltreverso. Verso l'oltreverso, vabbè. Comunque, praticamente, quando ci sono dei contrasti, vibra il joystick. È figa come cosa, mi piace. Però se riuscissi a prendere la palla sarebbe ancora meglio. Ok, perfetto. Quando ci sono dei contrasti, però non ho capito bene, perché non lo fa sempre. Quindi... attenzione, Roy. Cerca l'1-2. No, no, tira, tira. Sì. Il primo gol su FIFA 16, ragazzi. Lo fa, come si chiama già? Aubameyang. Primo gol su FIFA 16, ragazzi. Si rinizia, quindi. Più incazzati che mai. Così, perché abbiamo fatto gol e dobbiamo farne assolutamente altri adesso. Comunque, allora, non è... non lo so, non è diversissimo. Però ci sta, nel senso che hanno cambiato quelle cose che... non lo so, tipo hanno messo più... secondo me hanno messo più animazioni, tipo. E più bug. No, speriamo di no. Mamma mia, non ti incazzare, amico mio. Stiamo giocando... no? Ma sulla barriera non se ne è neanche accorto. Rinvio lungo, subito. Per Royce, che si gira. La velocità. No, se passavo all'interno era gol. Da lì era gol. Bello sto scambio. Non ci voglio credere che sono arrivati. Oddio, libera. Perfetto. Cambia tutto. Aubameyang lo scatto, lo vede. Mamma mia che servizio. Si accentra Aubameyang. Rigore pieno. Rigore pieno, ragazzi. Rigore pieno e si andrà anche a fare gol. Awu. Cosa cazzo gli ha detto? Eder Alvarez balanta. Una vara. Aubameyang. La doppietta di Aubameyang. E si vola. Si vola ragazzi. Che minuto siamo? Al 26esimo, 2-0. Io anche qua non ho toccato la difficoltà perché non so sinceramente come si faccia e neanche dove sia. Ok, perfetto. Royce, ancora lui. Servizio di nuovo per Aubameyang. Che corre come una gazzella. Mamma mia, Leomans, come ha fatto ad andarmi fallo? Quello è morto tantissimo. Comunque ragazzi, in... attenzione, mettila in mezzo. Balena. Comunque, balena, non so perché mi è uscito palena. Comunque, FIFA 15, non sono riuscito a fare tantissimi video perché, come sapete, avevo dei problemi con la scuola. Dai! Mettila, ce la fai a prenderla forse? No. Avevo dei problemi con la scuola, come sapete, quindi non sono riuscito a fare tantissimi video. Anzi, ne ho fatti veramente pochi. Comunque, FIFA 16, l'ho già ordinato, ragazzi, l'avevo detto anche nel video di PES, l'ho ordinato... da 1 euro, se volete andate, perché costa veramente poco. Costa 49 euro e ti danno anche 3 mesi di plus. Quindi credo che sia un'ottima offerta. Innanzitutto si recupera palla. La si perde nel giro di 20 secondi. Spettacolare. Poi vi insegno come si fa.
Finisce il primo tempo, credo, 45esimo, 2-0, Borussia Dortmund River Plate. Si rinizia, doppietta di Aubameyang. Si vuole portare la squadra ad alti livelli. Mi piace comunque come giocabilità, sicuramente. Il professor Gianni Rezza, epidemiologo delle malattie infettive. Epidemiologo. Lo chiedo scudo. Sicuramente la preferisco a... Oddio, l'ho visto. Però lui non ha visto la palla. Sicuramente la preferisco a quella di PES, come stavo dicendo. Aubameyang, prova la botta da lontano. Porca... Ok ragazzi, ovviamente se non mi telefonano almeno una volta... Non mi telefonano mai. No vabbè, scherzo. Però comunque quando faccio i video mi telefonano particolarmente sempre. Comunque, attenzione. La finta di nuovo. Che tiro di merda, mamma mia. Pessimo. Ok, spero vivamente che stia continuando a registrare la webcam. Anzi la... sì, vabbè, avete capito. Aubameyang. Mamma mia, ancora lui. Arriva davanti alla porta da solo. È riuscito a sbagliare come ha fatto a sbagliare davanti alla porta da solo. Ok, di nuovo calcio d'angolo. Chi cavolo l'aveva presa, tra l'altro? Non l'avevo neanche capito. Va bene così. È un assedio, ragazzi. Il Borussia sta regnando tantissimo. Anche perché è decisamente più forte. Ma... che cosa aveva fatto Aubameyang? Un grandissimo giocatore, top player, 5-star skill. Dove vai? Recupera palla, attenzione. Oh, non ci voglio credere. Questo perché non ho tirato subito. Volevo fare il gol pagliaccio, però non ci sono riuscito. Mi sta solo bene, ragazzi. È la triste verità. È riuscito a passare, ma forse è fuori gioco tantissimo anche. Sì, era fuori gioco tantissimo. Comunque, ragazzi, mi piace il movimento che fanno senza palla. Secondo me l'hanno notevolmente migliorato, perché su FIFA FIFA 15 non era così. Almeno da quanto io mi ricordo. Recupera palla. Barcolla ma non molla. La palla è lunga per Castro. Fidel Castro. No, ragazzi, non volevo e non lo faccio, perché volevo schiacciare quadrato, ma ho schiacciato... Ah, però aspetta, così forse. Ma volevo schiacciare quadrato, ho schiacciato triangolo. Non mi chiedete perché, ragazzi, sono cose che succedono. Di testa! Sotto il 7! Si sacca! Grandissimo! Blazikowski, l'ho messo io, ragazzi, perché era nelle riserve. Quindi, grandissimo. Ah, non era sotto il 7, io l'avevo vista sotto il 7. Più o meno comunque. Gran gol di testa, Blazikowski firma il 3-0 all'80esimo. Ci giocherei, ragazzi, questo gioco giocherei veramente per tantissimo tempo. Non so perché mi piace, non mi stanca come FIFA 15. Non lo so che cos'è in più, sinceramente. Forse è che sto giocando offline contro i bot, quindi sto vincendo e sono felicissimo. E quando giocherò online mi incazzerò come un lepronte. No, pensavo se l'allungasse decisamente di più. Attenzione, ragazzi, finisce la partita. Così, 3-0, Borussia Dortmund, River Plate. Il migliore in campo? No, nessuno è stato migliore in campo. No, scherzo, lo vedremo adesso. Pierre-Emerick Aubameyang. Madonna, 11-0, non hanno neanche visto la maglietta del mio portiere. Però è troppo semplice così, ragazzi. No touch dribbling, finalizzazione precisa. Queste qua, ragazzi, sono le cose che hanno sostanzialmente cambiato, che hanno migliorato. Quindi, a volte non serve toccare la palla. Liberati del pallone per guadagnare tempo. Crea spazio tra le linee del difensore, inganna il tuo marcatore con una finta e smarcati come farebbe Messi. Solo lui lo sa fare. Le opzioni sono praticamente infinite. Finalizzazione precisa, poi hanno aggiunto l'agilità in difesa, difesa collettiva. Vengono tutte con le spranghe, le catene, è un casino. Invece poi hanno aggiunto i... Ah ok, hanno aggiunto quella cosa, quel tastino che io ho disattivato subito. Quello che ti aiuta a capire che tasto devi premere. Ma se sei già a giocare a FIFA non serve assolutamente a niente. E poi ovviamente hanno aggiunto il calcio femminile. Novità di FIFA 16, la più sostanziosa insomma. Ah, hanno aggiunto anche una modalità del draft foot, che io ho già provato sulla Play, su questo account.
Mi è venuta una squadra niente male, ragazzi. Praticamente, ah, ok, però non me l'ha salvata, forse. Ok, quindi la rifaccio in diretta televisiva. A prafuoco. La rifaccio per farvi vedere come funziona. Allora, sostanzialmente, adesso ci farà scegliere un capitano. E io sceglierò. Chi sceglierò? Chi posso scegliere? Sono indeciso tra Turan e Piqué. E il Piqueton o il Kebabaro? Kebabaro, ragazzi, tutta la vita. Il kebab sono sempre utili in squadra. Poi, allora, questo quindi è il nostro capitano. Adesso, per ogni ruolo, noi abbiamo la possibilità di scegliere tra quattro giocatori. E sta a noi sceglierli nel modo più giusto. Nel senso che se io adesso ho uno turco in squadra, se ci metto Doumbia, per quanto sia bello e veloce, comunque non faranno mai intesa in squadra. Quindi già è stata mia sbagliata la scelta di sceglierlo turco, perché comunque non faranno mai intesa. Però io sceglierò comunque Doumbia, perché punto a prendere quelli più veloci per il momento, giusto per farvi vedere un attimino come funziona e per farvi capire come è strutturato il draft pick di tipo quello di LOL alla fine. Praticamente per ogni ruolo noi abbiamo quattro carte da scegliere e dobbiamo scegliere nel modo migliore uno di questi quattro giocatori. Io li sceglierò a caso adesso, faccio completa la mia rosa. Tan 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 tan. Quello sembrava Camoranesi, ragazzi. Quanti me l'hanno messi? Oh, Cavani! Cavani! Cavani lo metto subito in attacco, perfetto. Chi mi è uscito, tra l'altro? Shaqiri, Stambouli, Fernando, Aleja. La cassette, ragazzi, è troppo forte. E poi chi è uscito? Shaco. Shaco è quello lì di LOL, veramente. No, però si legge Saco. Vabbè, più o meno. Lallana, non mi è uscito nessuno di troppo forte a parte Cavani. Ok, ragazzi, quindi questa è la squadra del Draft Foot. E nel prossimo video vi porterò una partita fatta da questa squadra che ha l'intesa più bassa dell'universo. Ha 58 di intesa ma 82 di potenza. Questo è un punto a suo vantaggio. Come sempre, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Sotto in descrizione c'è la pagina Facebook, la pagina Instagram, dove dovete lasciare dei like grossi come la barba di Turan. Non mi stavo ricordando il nome, ma mi ricordo che fa il kebab, ma non mi ricordo il nome. Dovete scegliere d'altra parte se prenderlo arrotolato o panino. Sempre in descrizione c'è un link di un sito dove acquistare key a basso costo. E noi, ragazzi, come sempre, ci becchiamo al prossimo video. Bella!